Negozi aperti da ieri e i commercianti esultano, non solo i commercianti di Pescara ma di tutta la regione Abruzzo. La soddisfazione per questa riapertura anticipata ovviamente vi ha colto di sorpresa, ve l'aspettavate, speravate che tutto questo potesse accadere? È stata una sorpresa perché domenica sera c'è stata molta confusione, apriamo, non apriamo, però lunedì è andato tutto bene, quindi sono due giorni che abbiamo ricominciato a lavorare. Le nostre attività sono tutte sanificate, c'è il distanziamento delle persone, vi aspettiamo, siete stati carinissimi tutti e tutta la cittadinanza a venire a fare i primi acquisti. L'unico handicap è che per il momento è la cittadinanza, però già siamo contenti così, poi arriverà il vicinato. Voi avevate anche manifestato con le altre associazioni più volte nelle ultime settimane per chiedere la riapertura di tutti gli esercizi commerciali, questo è avvenuto, ovviamente anche a lei chiedo un parere su questa ordinanza contestata dal governo del presidente Marsili. Bene, innanzitutto io ringrazio a nome della Confcommercio di Pescara e a nome di tutta la Confcommercio Abruzzo, perché la Regione Abruzzo ha avuto il coraggio, il Presidente Marsili ha avuto il coraggio di rompere questo aspetto tecnico e ha dato l'opportunità di recuperare due giorni per le attività commerciali. Per chi non è addetto ai lavori non lo capisce, ma per chi è addetto ai lavori due giorni nel mese di dicembre significa sanare diverse questioni economiche. Detto questo, io credo che questo fatto non debba cadere nella querela politica. Lo dico perché? Perché se i dati scientifici consentivano a Marsiglio di poter riaprire, io mi sarei aspettato che la Regione, che lo Stato, che il Ministro Speranza facesse la deroga e desse l'opportunità di evitare questa polemica. Voi avete chiesto dei ristori, avete lanciato un grido d'allarme perché dallo scorso mese di marzo ovviamente le vendite sono crollate. Ora cosa vi aspettate se i primi ristori sono arrivati? I ristori di marzo, ancora poi lavorati a luglio, ancora non sono arrivati per tantissimi esercenti e di questo periodo di nuovo lockdown ancora non ne sappiamo nulla. Parlavo dei codici Ateco, in quanto i codici Ateco chiusi hanno diritto al ristoro, quelli che sono stati aperti ma che purtroppo a causa anche della zona rossa, quindi giustificata l'assenza del pubblico in città, non hanno lavorato, gli introiti sono stati bassissimi, quindi sicuramente ci vorrà un ricalcolo equo per tutti gli codici Ateco.